Aveva ragione Albert Einstein quando prevedeva che non saremmo mai stati in grado di vedere i confini dell'universo? Il telescopio Webb ha ora osservato un vuoto nell'universo primordiale che potrebbe confermare questa previsione. Ma cosa stiamo vedendo davvero? È davvero un vuoto e potrebbe essere l'inizio dell'universo. Gli scienziati potrebbero aver scoperto un fatto sconvolgente. Uno strano vuoto all'inizio del tempo potrebbe ora confermare una straordinaria previsione di Albert Einstein. Immagina come, 100 anni fa, gli scienziati iniziarono lentamente a guardare oltre i confini della Via Lattea. Quello che videro li stupì. All'inizio si trattava solo di nebulose, poi divenne chiaro che queste nebulose erano altre galassie. Prima divennero visibili la piccola e la grande nube di Magellano, poi la galassia di Andromeda e infine gli scienziati sconvolti si resero conto di quante altre galassie ci fossero. Sulla base di queste scoperte nacquero idee come l'evoluzione delle galassie e l'infinità dell'universo. Poi Edwin Hubble osservò che le galassie lontane si stavano allontanando da noi e nacque l'idea dell'espansione. Poco tempo dopo il belga Georges Lemaître ideò il Big Bang. Tutto questo avvenne poco dopo che Albert Einstein presentò le sue teorie sulla relatività. Molte delle previsioni puramente teoriche del ricercatore, fatte negli anni 10 e 20, furono confermate dalle nuove scoperte. Tuttavia Einstein rimase incerto per tutta la vita se l'universo avesse davvero un inizio e una fine, anche se fondamentalmente accettò la teoria del Big Bang. Einstein era sempre sicuro di un'altra questione interessante. Anche se l'universo avesse un inizio e una fine, era certo che non saremmo mai stati in grado di vedere questo inizio e questa fine, per quanto bravi fossero i nostri telescopi. Come ha fatto Einstein a concepire questa folle idea e cosa ha a che fare con il vuoto scoperto dal James Webb Telescope? La devastante previsione di Albert Einstein. Einstein è stato sicuramente uno dei fisici più importanti del XX secolo e ha fatto molte previsioni che ancora oggi sono pietre miliari della scienza moderna. Una considerazione profonda riguardava la già citata previsione secondo cui non avremmo mai potuto osservare direttamente l'inizio assoluto dell'universo, e Einstein fornì due interessanti ragioni per questo. In primo luogo, la teoria del Big Bang e altre teorie basate su di essa postulavano l'assenza di luce per centinaia di migliaia di anni subito dopo il Big Bang. Oggi gli scienziati chiamano quest'epoca età oscura. Come abbiamo potuto vedere un momento o un evento con i telescopi quando non c'era la luce? Oggi esistono risposte interessanti a questa domanda, come i radiotelescopi. Questi non vedono, ma sentono. I ricercatori sono però abbastanza sicuri che il Big Bang non sia stato un'espansione rumorosa, ma abbia avuto luogo nel più completo silenzio. In pratica, lo spazio in cui avrebbe potuto verificarsi un'esplosione udibile non esisteva nemmeno al momento del Big Bang. Lo spazio stesso è nato solo con il Big Bang e si è formato come conseguenza di questo evento. I radiotelescopi rilevano onde che di solito sono molto lontane dallo spettro sonoro udibile. Lo spazio non conduce quasi alcun suono. Solo poche altre onde penetrano nel mezzo interstellare e possono essere rese udibili grazie alle moderne tecnologie. Pertanto non saremmo in grado di sentire l'inizio, presumibilmente silenzioso, dell'universo. Abbiamo scoperto la radiazione cosmica di fondo negli anni 60 e da allora l'abbiamo mappata molto bene. Questa radiazione è considerata un effetto successivo al Big Bang e da essa sono state ricavate molte prove del Big Bang. Tuttavia lo sfondo a microonde non ci ha mai portato direttamente al Big Bang. Quindi, anche in questo caso, apparentemente non abbiamo modo di rilevare o provare l'inizio assoluto o il Big Bang. Einstein era anche dell'opinione, per un altro motivo, che non potremmo mai vedere fino all'inizio o ai confini dell'universo. Era dell'idea che l'inizio si allontanasse sempre di più da noi a causa dell'espansione e dell'estensione dell'universo e che quindi fosse fuori dal nostro campo visivo, per così dire. Albert Einstein credeva anche in una curvatura dello spazio. Ciò significa che il punto di partenza potrebbe anche trovarsi dietro una sorta di orizzonte che oscurerà per sempre la nostra vista. Immagina ancora una volta che questa avveniva in un'epoca in cui i migliori telescopi erano in grado solo di offuscare le galassie vicine. Oggi sappiamo dell'esistenza di milioni di galassie. In un universo brulicante di galassie in continua espansione e sempre più grandi, potrebbe essere davvero difficile vedere lontano. Ma non è così.
Sebbene il nostro cosmo sia così ricco, gli spazi tra le galassie e gli ammassi di galassie sono così grandi che oggi possiamo vedere 13,6 miliardi di anni di distanza con i nostri telescopi. Sarebbe molto vicino al Big Bang, e con il telescopio spaziale James Webb siamo già molto vicini. Ma il telescopio Webb non ci mostra quello che gli scienziati chiamavano il Big Bang 100 anni fa. Il JWST ha scoperto uno strano vuoto. Sicuramente avrai sentito dire che il JWST ha scoperto un numero estremamente elevato di galassie molto antiche che ora mettono in discussione il Big Bang. Ma sapevi anche che il JWST ha scoperto uno strano vuoto che potrebbe confermare la previsione di Albert Einstein sulla non osservabilità dell'inizio assoluto? I vuoti assoluti sono luoghi misteriosi dell'universo talmente vuoti da contraddire la teoria della relatività. Ma com'è possibile che confermino le idee di Einstein sull'invisibilità dell'inizio? Inizialmente la spiegazione è stata data dal fatto che si pensava che il vuoto fosse un'indicazione dei secoli bui, in cui all'inizio non c'era molto, almeno non c'erano stelle e galassie. Alcuni ricercatori ritenevano che la scoperta avesse almeno confermato l'esistenza di quest'epoca, ma poi è arrivato lo shock. L'oscurità si è rivelata essere un vuoto estremamente distante. Conosciamo anche vuoti più vicini e più recenti. In questo caso, questi vuoti rappresentano già degli enigmi, ma nell'universo estremamente precoce, i vuoti sono ancora una volta delle impossibilità scientifiche. Non rientrano nell'idea di omogeneità dell'universo, che è direttamente collegata all'idea del Big Bang o dell'espansione. I vuoti sono troppo grandi e troppo strani. Hanno un carattere disomogeneo e contraddicono alcune delle basi della nostra cosmologia. Un vuoto non conferma realmente la previsione di Albert Einstein, tuttavia il telescopio Webb sembra confermare l'opinione del brillante scienziato in un altro modo. Il telescopio non ha finora trovato alcuna traccia di un inizio o di una fase iniziale dell'universo. Le immagini del presunto universo, estremamente primordiale, mostrano solo strutture e galassie che non sembrano molto diverse da quelle che conosciamo dall'universo che possiamo osservare più da vicino. Il vuoto potrebbe essere stato l'inizio dell'universo? A questo punto ci si chiede se un misterioso vuoto possa essere stato l'origine dell'universo. Non possiamo escluderlo del tutto, perché alla fine non sapremo mai cosa sono i vuoti, e oggi dobbiamo anche ammettere che non sappiamo come sia nato l'universo. Probabilmente i vuoti sono vuoti, ma non sappiamo nemmeno questo con certezza. È possibile che contengano qualche tipo di materia che non conosciamo. Immagina le galassie oscure. I vuoti vengono talvolta interpretati come una sorta di mondi paralleli e alcuni scienziati li considerano come tessuto cicatriziale dovuto alla collisione degli universi nel multiverso. Altre teorie assurde sostengono che gli alieni abbiano oscurato le galassie in un vuoto per raccogliere energia. Come vedi, questi misteriosi vuoti sfidano gli scienziati e portano alle teorie più assurde. Naturalmente potrebbe essere che il nostro universo sia stato creato in un grande vuoto. Il semplice fatto che non possiamo dimostrare il contrario rafforza questa ipotesi. Rimane la questione di come sia stata creata la materia. Cosa sono in realtà le singolarità? Abbiamo già parlato del nulla da cui si dice sia emerso l'universo. Se questo fosse il punto di partenza assoluto, come potremmo osservarlo? Dopotutto era il nulla e quindi non era rilevabile per noi. Una singolarità è un punto in cui tutte le forze sono così condensate che le nostre dimensioni di valori e grandezze vengono meno oppure tutto ciò che esiste è concentrato in quest'unico punto. Il punto consisteva in una fluttuazione di possibilità che esistevano in uno stato di completo equilibrio. Si dice che un evento precedentemente sconosciuto abbia disturbato questa situazione di stallo a un certo punto e la creazione ebbe inizio. Da questo piccolo punto è nato tutto ciò che oggi conosciamo e vediamo. Ciò significa che l'informazione per te e per me, per tutta la vita su questa Terra, per ogni stella e per ogni esopianeta, era contenuto in questo minuscolo punto di nulla. La domanda su come un punto infinitamente piccolo di nulla possa contenere tutto è uno dei grandi misteri della scienza, e attualmente non è chiaro se saremo mai in grado di risolvere questo enigma. Troviamo queste misteriose singolarità in un altro luogo dell'universo, ovvero al centro dei buchi neri. Questi ultimi, a loro volta, si trovano al centro di quasi tutte le galassie conosciute, e i buchi neri sono ciò che rimane quando le stelle di una certa dimensione esplodono. O almeno questo è quello che pensano gli scienziati.
Nessuno si è mai trovato al centro di un buco nero e, come abbiamo già detto, non abbiamo praticamente modo di vedere il punto di partenza assoluto dell'universo, ammesso che sia mai esistito. Tutto si basa su calcoli che avevano senso fino a quando il telescopio James Webb non ha scoperto qualcosa di diverso da ciò che le nostre teorie postulavano. Il telescopio Webb dimostra che l'universo deve essere molto più antico di quanto ipotizzato o che la sua natura è molto diversa da quella prevista da tutti i nostri calcoli. I buchi neri sono anche uno dei grandi misteri della cosmologia. Sono enormi, pesantissimi e tutte le forze al loro interno molto probabilmente aumentano all'infinito. Per cui non abbiamo modo di esplorare davvero questo punto infinito, che è un tutt'uno con la singolarità, con i metodi convenzionali. Attualmente tutte le speranze sono riposte in nuovi supercomputer che, con l'aiuto della propria intelligenza, possono decodificare i segreti dell'universo e mostrarci le vere connessioni. A tal fine, gli scienziati stanno prendendo in prestito l'intelligenza dei quanti, che si suppone siano i depositi universali di informazioni dell'universo visibile. Nel frattempo, altre tecnologie di chip si affidano alla capacità di immagazzinamento dell'acqua per generare un'insolita potenza di calcolo. Clicca su iscriviti per vedere altri video interessanti.